per favore, il professore verrà tra poco, eh? Signorina, io avrei un appuntamento urgente. Ah, non mi interessa questo. Quanto tempo crede che dovrò restare così in questa scomoda posizione? Almeno una quarantina di giorni, sa? La frattura è stata grave. Io dovrei assolutamente parlare col professor Ammallatutti. Non lo conosco, è bravo. Qui sono tutte celebrità mediche. Adesso mi lascia andare. Grazie. Maria, andate di là. Fate un'iniezione di canfora. Sì. È già preparata sul tavolinetto a quell'ammalato che deve essere operato. E poi mi fate sapere, eh? Ai, 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 ai. Beh, questo come sta? Mi fa un po' male, dottore. Ma è naturale. Siete stato ingessato da poco? Sì. Bisogna avere pazienza. Dovete stare a riposo. Ma perché non andate via? Ma io dovrei assolutamente parlare col professor Ammallatutti. Ma il professore probabilmente oggi non verrà. Comunque, se lo volete aspettare, aspettate. Lo aspetto. Aspettate. Saluta bene. Signorina, in mia mancia, ma che cosa avete fatto? Non vedete che c'è il braccio rotto? E perché non se l'aggiusta? Ma l'abbiamo ingessato poco fa, il braccio fratturato. Ma io non sapevo che avevi il braccio fratturato, io non lo sapevo. Ma l'ha scosso, dottore. Ma scossate tanto, che posso fare io? Che cosa desiderate? Dunque io niente. E allora andate. Va bene, allora poi lo dite voi al comandatore di Filippo, a Pupini di Filippo, che io non mi sono visitato perché voi non mi avete visitato. Ma voi chi siete? Io sono il domestico del comandatore Pupini di Filippo. Io sono venuto che devo trovare il medico che sta al cimitero. Come? Quello che sta al cimitero, il professore Pernacchia Ammazzatutti. Ma cosa state dicendo? Pernacchia Ammazzatutti, Eustacchia, Eustaglia. Professore Eustacchio ammala tutti, via del cimitero. Via al cimitero, come facciamo? Va bene, il professore adesso non c'è. Se volete farvi visitare, vi visito io. Volete o non volete? Io non voglio. Dove non andate? Io non voglio, non c'è un posto, dico non voglio, non mi serve. Io vi ho chiesto, volete o non volete? E io rispondo, non voglio, ecco. Ma dove non andate? In nessun posto. Per cortesia. Allora posso andare? Accomodatevi. Arrivederci. Fuori. Arrivederci. Scusate tanto. Arrivederci. Cosa fate? Ma cosa fate? Sentite, se volete aspettare il professore, aspettatelo in sala. Su, andate, portatelo in sala, in sala. In sala. Mettetevi sotto sala. No, guarda quell'imbecille, quella bestia, quell'animale. Vedi il braccio fratturato e me lo scuote. Professore, ma lo sentite? Quello fa un mormorio che non mi piace. Quello mormora. È giusto, gli avete stretto la mano in quella maniera? Non sapevo niente. Ma come, col braccio fratturato? Sì, accomodatevi che vi visito subito, su Papagone, accomodatevi. Subito? Sì. Mamma mia, ma proprio non c'è manco un po' di respiro, niente. Ma di che cosa avete paura? Niente. Accomodatevi, su. Voi siete professore, proprio, insomma. Ma certo, sono un medico io. Io sono un otorino laringo iatra. Ecco, vedete, signore Ottorino, io... Otorino. Io anche da quando ero piccolo, io quando andavo dal veterinario, a me è una paura sempre. Sempre una paura. Perché io curo le bestie, sono un dottore. No, scusate, state tranquillo. Sedete. Tenete le mani pulite perché io. Ma veramente... come le mani pulite? Ma come no, ma sapere. Domanda che per le volte. Sedetevi. C'è un'infezione. Sedetevi. Qua niente. Ma non c'è niente, sedetevi. Al momento. Sono un po' compressionato. Non mi fate niente. Ma no, per carità. Fatele per chiedere un paradiso. Accomodatevi. Su, andate via, mi stanno ammazzando. Ma cosa avete? Cosa vi lamentate? Mi hanno ammazzato. Ma no, ma Dio. E chi è? È un ammalato che si lamenta. Che ne stanno facendo? Deve essere operato, non si vuole addormentare. Metteteci il biberò in bocca, fatelo addormentare. Ma via, non diciamo sciocchezze. Via, su. Che paura che mi... Allora, calma. Io sono calmo. State sereno che non vi faccio nulla. Dunque, allora sentiamo che cosa avete. Cosa fate? Fermo! Ma che modi sono? Mi credevo che volevate scherzare con me. Ma no, ma che giochiamo qui adesso, ci mettiamo a giocare. Vabbè. Voi cosa accusate? Primera scelta bella. Ma. Io vi ho chiesto che male avete. Ecco qua. Come?
Ecco è qua. E cosa vuol dire ecco è qua? Ecco è qua. Ecco è qua, 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 qua. Cosa vuol dire? No, qua, qua, qua. No, qua, qua, qua. Ecco è qua. Ecco, ma ecco. Cosa vuol dire? Non vi capisco. Mamma mia. Ecco è, ma adesso ecco. Ah, ecco qua. Ecco è qua. Sì, sì, vabbè, vabbè, vabbè. Sì, sì, signorina, fermatevi e scrivete, prendete degli appunti. Papagone. Papagone, papagone, papagone. Dite, professore. Ecco, ascoltate attentamente e sì. Rispondetemi attentamente. Sì. Altrimenti sono costretto a lasciarvi. Sì, a voi andate, mi resto qua e mi faccio visitare dalla levatrice. Ma che levatrice? Quella è l'infermiera. Dunque, andiamo con calma. Andiamo con calma, perché sono un po' agitato. Dunque, che sintomi avete? Dove stanno? Chi? I sintomi. Ce l'avete? Che cosa? Non so, me l'avete dato? Parliamo dei sintomi. Dove stanno? Che cosa? I zingari. Cosa? I zingari. Sintomi. Sintomi. Piano, non mi confondete. Sintomi. Senza l'accento sul sintomi. Sintomi. Voi li avete? Voi li avete? Voi ce li avete? Io... No, voi ce li avete? Io li tenevo. Dove stanno qua? Ma che cosa? Venite qui. Ma sedetevi. Voi che cosa sentite? Di che cosa soffrite? Ah, ecco è qua. Sì, vai. Io ho una fame, sempre calma, una fame. Calma, distendetevi. Quando sto digiuno mi viene una fame. Calma, distendetevi. Sì, calma. Non calma. Mi fate niente. State tranquillo. Distendetevi così. Avete acidità di stomaco? Non ho capito. Avete acidità di stomaco? Non ho capito niente. Qua, che cosa avete qua? Qui c'è la panza. Lo so che c'è la pancia. C'è la panza. Lo so. Di carità. Ma come vi permettete? Ma scusate, ma come vi permettete voi? E voi mi date questa panzata? Ma avete fatto male. Vi ha fatto male? Io sì. Ecco perché c'è dell'aria. E com'è entrata? Non lo so, mangiando. E bisogna toglierla. Soffrite di emicrania? Molto, dottore mio. Da che sono nato una migragna che non ve la so dire. Una migragna che non riesco a mettere assieme 16.000 lire che mi servono a me. Vi ho chiesto se soffrite alla testa di dolori. No, ecco, insomma... Per esempio, così, sentite. Dottore, ma voi mi fate male. No. Qui c'è la memoria, voi me la sfondate. Qua, che cosa avete qui? Qui? Alle reni sentite dei dolori no, qui? No, professore, se stringeto mi fa male. Ah. Sì. Ecco, se stringeto ecco, qua. Ecco perfettamente, perché c'è pericolo di un blocco renale. Ecco. Poi, io ieri sera non me lo volevo mangiare. Che cosa? Il broccolo romano. Non mi ha fatto male, eh? Blocco. 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 Bocclo. Blocco. Guardate la mia bocca. Blocco. La mia bocca. Sì, le labiali. Blocco. 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 Cosa fate? Ma come mi baciate senza nessuna giustificazione? Ma siete impazzito? No, ma avete affezionato, ecco. Mi sono sentito amoroso. Passiamo alla gola adesso. Via. Sia calmo. Adesso il dottore le visita all'esofago. Mamma mia, il sarcofago. Ma chi c'era sto sarcofago? Allora, vediamo la gola. Mamma mia, cambiato! Cosa, venite qua? No, venite qua! Venite, sedetevi. E perché fate il cambiato? Ma non abbiate paura, sedetevi! Mamma mia, cucchiaio! Che si mangia? Sì. Che si mangia? Aprite la bocca! Oddio mio! E che cos'è? E cosa avete mangiato? No, niente, sto a digiuno. Ho preso solo un aperitivo. Sì, e che aperitivo? Una spremuta di aglio, cipolla e peperone. A me mi fa bene. Avanti. Qui, mettete la lingua qui. E come la metto qua io? Appoggiatela. Certo, non vi faccio del male, state tranquillo. La lingua mi serve. Appoggiatela. Ecco, bravo. Così, fermo. Cos'è? Dove sta la lingua? Dove è andata la lingua? Ma ce l'avete in bocca? Mamma mia! Ma cos'è? Mi credevo che l'avevate strappata! Ma cosa strappata? Sedetevi! Ma perché mi trovo qua? Perché, mamma c'è mia. Da impazzire proprio! Impazzire. Vediamo il polso! Questo non c'è il polso! Non c'è! E non,
Non c'è il polso. E io ce l'avevo. Non c'è il polso. Ma io l'ho portato qua. Non c'è qui. Non c'è il polso. E guardate qua. Ma va via, non scherziamo. Guardasse che è sceso. Ah, ecco. Uno, due. 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 Mi crede che voi volete scherzare? Ma come voglio? Ma qui facciamo sul serio! Il termometro! Sì, mi sento agitato proprio. Calmo, il termometro adesso! Io non ci volevo venire qua! Non aprite la bocca! Per favore, aprite la bocca! Ah. Ecco così! Ecco! Qualche minuto, Qualche minuto! Qualche minuto! Datemelo! Datemelo! E chi vi siete? Mangiato il termometro adesso! Ce n'è un altro! Ma come? È pazzia! Ma cosa vi succederà adesso? Avete ingoiato il mercurio! Ma insomma... È buono però! Ma com'è buono? Com'è buono? Ma voi siete troppo nervoso, c'è niente da fare. Qui ci vuole un'iniezione calmante. Per carità, non me lo... No, state tranquilli. Fermo! Abbiate pazienza. E chi se lo fa questa lavativa? Venite qui! Abbiate pazienza, venite qui! Non vi faccio nulla! Non vi faccio nulla! Abbiate pazienza! Basta! Ma non vi faccio nulla, venite qui! Uscite! 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 Cos'è? Professore Ammalatutti, ci è capitato un ammalato che è impazzito proprio. Ma dove è impazzito? Si è chiuso lì nell'armadio e si rifiuta di farsi praticare un'iniezione calmante. Non ce la facciamo più. È uomo o donna? È una bestia. Bisogna farlo uscire. Certo. Non c'è nessuno. Ma è straniero questo! No, uscite. italiano! Uscite. Venite fuori! Mamma mia, un grande vestito da uomo! Fatemi fare l'iniezione! Venite qui, presto! Ma non ne posso più! Presto, dottore! Per fortuna non c'era l'ago! Mi scusi! Ma che malattia ha quest'uomo? È gravemente ammalato! Sì! Cuore seduto! Sì, signore! Dilatazione di stomaco! Mancanza di riflessi! Blocco renale! E sospetto occlusione intestinale! Cosa fate? Sto parlando col professore. Ma cosa? Ma voi siete grave. Ma io non c'ho niente. No, bisogna operarvi e subito. Presto, portatemi la maschera e un altro camice bianco. Che ci fa? No. Sì, dobbiamo andare in camera, operatorio, subito. Anestesia. Un momento, anestesia. Io non c'ho niente. Come, siete grave? No. Ma chi siete? Io sono il domestico del commendatore di Filippo, Pupino. Sì, signore. Peppino lui mi ha mandato qua, lui sta male. Peppino De Filippo. Io sì. Tanto amico mio, caro. E che cos'ha? Tiene l'occlusione intestinale. Sì, poi tiene la pantomima. La pantomima. Tiene il blocco nelle nane. Tutto tiene. Sì. Bisogna operarlo subito! Si capisce! Presto! L'autoambulanza! Autoambulanza! Presto! Fate suonare il trombe! Bisogna andare! Portate i ferri! Sì! Però posso andare! All'aeroporto! Io vado all'aeroporto! Andate all'aeroporto! Arrivederci! Arrivederci!